Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, dame und herren, signore e signori, questa non è una storia inventata, ma la storia vera di un personaggio realmente esistito, una stella del teatro parigino all'inizio del secolo, in un'Europa felice. Joseph Pujol, passata alla storia col suo nome d'arte, Le Pétoman, il Pétomane. Pétomane sta ad indicare colui che abbia facoltà di poter mettere aria a suo piacimento e a sua volontà, naturalmente senza disturbo alcuno per l'altrui olfatto. Insomma, io non voglio continuare col vecchio numero. Un artista deve rinnovarsi, aggiornarsi, migliorare, non deve accontentarsi del successo facile. Una sposina la prima notte di nozze. Il giorno dopo. Mesia, ci sei riuscita finalmente. Vi presento Sacha Guitry e il maestro Eric Satie. Non è il caso di dire qual buon vento vi porta. Lei conosce senz'altro il famoso... Lei che strumento suona? Prego? Che strumento suona? A fiato. Ho capito il tuo segreto. Tu fai parte del servizio segreto. La verità è che tu ti vergogni. Adesso basta, Michel. È inutile che tenti di nobilitare il tuo spettacolo. E il tuo resterà sempre uno spettacolo, scusami, di uno scorreggione. Insomma, cosa è successo? Pujol, lei è diventato un grande patto politico. Essendosi creati due grandi movimenti di opinione, un po' spontanei e un po' fomentati dai fogli clericali e conservatori da una parte e radicalsocialisti dall'altra, l'opposizione ha preso la palla al balzo. Ma lei, professore, ritiene in coscienza che tutto ciò possa giustificare la tesi della difesa che il Pujol sia un fenomeno vivente? Certo, un fenomeno e di grande interesse scientifico e culturale. Sono altre le cose di cui ci si deve vergognare o che danno scandalo. Grato dell'onore concessomi, saluto e riverisco le loro maestà. Il Pétomane, l'unico artista al mondo che non pagava diritti d'autore. Il Pétomane, un film che farà tanto rumore.